È stato accolto dalla banda degli applausi scroscianti dei cittadini il CT della nazionale italiana di volley maschile Gian Lorenzo Blengini ieri nel suo paese, Sarassa, dove l'amministrazione aveva preparato una cerimonia di saluto dopo l'esperienza delle Olimpiadi di Rio. Grazie perché non mi aspettavo tutta questa gente, grazie perché le emozioni sono sempre emozioni e queste sono emozioni, queste altre lo sono anche. Ringrazio il sindaco, ringrazio le istituzioni, ringrazio tutti voi perché ogni persona ha la sua importanza al di là della carica che occupa e della funzione che svolge e avere per me, per la mia famiglia tutto questo affetto è motivo di grande orgoglio ma soprattutto è molto emozionante. Grazie. Blengini ha spiegato le difficoltà esistenti per arrivare a livelli elevati di carriera, non soltanto nel volley, ma in qualsiasi professione. Vista, un aspetto che è visibile a tutti, ma tutti i lavori, insomma, quando uno inizia un'attività e magari fa dei debiti per riuscire a investire, per correre dei rischi, e ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vuole passione, ci vuole un pizzico di fortuna e questo è il mio lavoro come lavoro. È chiaro che poi quando questi sono i risultati che danno visibilità, che danno emozioni, che coinvolgono il paese, perché qua insomma, rappresentare alle Olimpiadi la propria nazione è una cosa, è proprio una... È il massimo. Sì, è proprio il cerchio che si chiude e soprattutto farlo ottenendo questi risultati è chiaro che aggiunge qualcosa, ma in realtà tutta la famosa gavetta è quello che succede a ognuno di noi nel suo specifico, dove si inizia dal basso piano piano con tenacia, con insistenza, con testardaggine, sacrificando molte cose, si cerca di andare verso quello che è un obiettivo più o meno importante. Di farlo diventare un lavoro chiaramente con i suoi privilegi e con i suoi difetti, però poi queste cose qua sono il coronamento di tutti, però bisogna che non lo siano troppo perché i miei presidenti non si incazzano perché pensano che adesso mi siedo con le gambe sotto il tavolo, invece bisogna io andare avanti e quando mi ringrazio come sindaco. Il sindaco Sergio Angelo Gelmini, fiero di contare il CT tra i cittadini, gli ha chiesto perché ha scelto di vivere a Sarassa. Noi siamo venuti ad abitare qua perché abbiamo trovato un posto che ci sembrava ideale sia per noi che per far crescere la nostra creatura e stiamo molto bene. E quindi questo è il motivo molto semplice, penso sia un po' il motivo di tutti, forse chi c'è nato una logica conseguenza, però e quindi siamo contenti di stare qua, ci stiamo benissimo. Passiamo allora alla premiazione, così è una semplice targa, è anche un pezzo di fiori per tua moglie.